nelle puntate precedenti. Il sindaco Andrew, grazie alla sua opera di sostenibilità ambientale e pulizia della spiaggia dai rifiuti in plastica, ottiene la stima delle nonne Gesuina e Mirella. Un'altra sua iniziativa molto apprezzata è quella di affidare le chiavi della città di Guthrie Beach all'amico fraterno Tore, che esorta il sindaco a rivelare il proprio amore a Mariana. Purtroppo però un increscioso malinteso rischia seriamente di guastare i rapporti tra i due giovani. Un giorno, infatti, Lucia chiede in prestito a Mariana il suo prendisole nero. La sorella glielo presta volentieri perché sa che non servirà a lei. Lucia quindi scende in spiaggia vestita come Mariana e il sindaco, che non l'ha mai vista, la scambia per la sua gemella e la saluta amichevolmente. Lucia però non lo conosce e lo tratta con freddezza. Il sindaco, convinto che lei sia Mariana, ci rimane malissimo e decide perciò di rompere qualsiasi rapporto con lei. Lucia è perplessa da questo incontro, ma non dà molta importanza alla cosa. Dopotutto lei non sa che Andrew è il ragazzo di cui sua sorella è innamorata. La situazione è drammatica. Cosa succederà ora tra Mariana e il sindaco? Non lo so, sono più triste. Ma perché una come lei mi ha fatto tutto questo? Io pensavo di conoscerla bene. Perché, Dio? Perché tutte a me? Ciao! Che ieri ti ha comprato un regalo? Oh, adesso non prendi il regalo! Aia dall'arte! Ma che ti prende? Che mi prende? Che mi prende? Adesso fai anche la diga che compri i regalini! Ma di che cosa stai parlando? Non fai la finta sotto! Ieri mi hai trattato malissimo! Ieri? Ma ieri non ci siamo neanche visti! Dove mi hai visto? Al centro commerciale! Tu spera bene! Ma intanto io non vi farò mai prendere in giro da te, da nessuna donna vi farò prendere in giro! Ma perché mi tratti così? Io ti tratto così, tu mi tratti così! Ma io stamattina sono arrivata tutta contenta perché dovevo presentarti mia sorella! Ah, il diavolo tua sorella! A me non importa niente di avere rapporti con te, la nostra amicizia è finita, adios! Quello lì! Come hai fatto a confondere due gemelle? Ma dai! Ma dai! Ma infatti! Avevano pure il costume diverso! Sì, sotto il copricostume ce l'avevano diverso, avrebbe dovuto accorgersi! Noi ce ne saremmo accorte! Si vede che è proprio un uomo, conti, ma tu prima eri lì, adesso sei qui, devo appena finire di studiare, ma che ci fai qua, Mariana? Ma io non sono Mariana, io sono Lucia, Mariana è mia sorella. Oh no, vuoi vedere che ho confuso le due sorelle? Ma con queste gemelle è un macello, ma sembra di essere in una telenovela. Ma i malintesi non sono ancora finiti. Guardate un po' chi è che sta osservando Lucia e il sindaco. Qualcuno nascosto dietro un tronco. Aspetta, aspetta, quella è mia sorella con il sindaco? No, non ci credo. Ecco perché il sindaco mi ha trattato così male. Mia sorella si è messa in mezzo. Adesso mi sento. Gelosa? Ma io non ho fatto nulla! Ah certo, tu vai anche vinta di niente!
Invece, è chiaro, hai trovato un ragazzo che mi piace, adesso sei anche più conveniente. La verità è che sei solo gelosa. Ma non è vero, non mi piace per nulla tuo fidanzato, è brutto! Adesso ancora fai la santarellina, per quella che è felice che non ha mai fatto niente. Sei solo una brutta strega invidiosa. E perché? Tu cosa sei? Di sicuro non meglio di me. Sì, allora... Arriva la sera a Guturu Beach e il sindaco, pentito per aver ingiustamente trattato male Mariana, è veramente disperato. Oh mannaggia, quello che è successo oggi spiace, c'è stato un grossissimo malinteso. Ora Mariana è arrabbiata perché l'ho scambiata con sua sorella. Devo chiamarla, ho il numero qui, devo chiamarla subito. Pronto? Pronto Mariana, sì, scusa, mi è stato un errore. Mariana? Pronto? Ha riattaccato. Mannaggia, certo, prima sto mandando un messaggio, certo, ti posso spiegare. Dunque, Mariana, dove sei? Eccola qua, Mariana. Senti, Mariana, allora, subito, scusa. Ma dai, ma mi ha bloccato pure su WhatsApp. Ma allora è lei che non vuole sentire spiegazioni. E allora la lascerò stare, ciao. Poverino, il sindaco, mi dispiace. Colpa però di quello che è successo. Sì, non è colpa, però Mariana non lo sa questo. È vero, lei non lo può sapere. Noi lo sappiamo perché abbiamo visto quello che è successo. Ma però... Mariana non lo sa. Mi dispiace, stavano così bene insieme, erano così carini. Io ti favo per loro, e che cavolo. Mi dispiace, mi fa pena. La sera scende su Guturu Beach e i nostri protagonisti non sono riusciti a chiarirsi. Cosa succederà ora?